Visita istituzionale del ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, che questa mattina era a Pescara per incontrare il presidente della giunta Marco Marsilio e l'esecutivo regionale, poi è stato ricevuto dal presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Presente all'incontro anche il consigliere Antonietta Laporta. La visita istituzionale del ministro Boccia è terminata con l'incontro programmato con i consiglieri regionali appartenenti ai gruppi di minoranza. E sono qui anche per raccontare e rappresentare l'idea sulla quale stiamo lavorando con il governo sulla legge quadro per l'attuazione dell'autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione. Ed è stato un confronto molto proficuo, costruttivo, e io penso che da questo punto di vista la cautela che la Regione Abruzzo ha avuto in questi anni e in quest'ultima fase penso insomma, possa essere utilizzata anche per delle riflessioni che io sto facendo con tutte le regioni del Mezzogiorno. L'idea di questa legge quadro che dovrà tenere insieme il Paese e che dovrà consentire a tutte le aree in ritardo di sviluppo, quindi non solo le regioni in ritardo di sviluppo, ma all'interno delle stesse regioni, le aree subregionali, quindi le aree provinciali, in alcuni casi anche aree di livelli inferiori alle province, devono ottenere priorità rispetto alle aree più sviluppate. Questo vale in Abruzzo, vale anche in Veneto, ci sono aree come Belluno e Rovigo che necessitano di interventi prioritari rispetto a Padova e Venezia, così come c'è tutto il tema delle aree interne che riguarda l'Abruzzo, ma riguarda anche la Lombardia, riguarda il Piemonte, anche nella mia Puglia. Foggia merita priorità, i fondi di investimento pluriennali per le infrastrutture, per lo sviluppo rispetto alla mia Bari, per esempio. Insomma, sono tutti temi che stiamo affrontando e io vorrei entro fine anno portare in Parlamento la legge quadro che consente un'attuazione dell'autonomia differenziata in una cornice da Stato unitario, che consente però in ogni regione di camminare con i propri ritmi e di fare anche le proprie scelte rispetto all'idea di sviluppo che si ha.